I sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù, i Deoniani, provenienti da tutto il mondo, si sono ritrovati a Roma, una occasione per tracciare il bilancio delle attività svolte nel 2016 con i progetti avviati dal nuovo Consiglio in carica dallo scorso anno. Al microfono di Luca Ceciriello, padre Heiner Wilmer, superiore generale dei sacerdoti del Sacro Cuore. Padre, innanzitutto, quali sono state le attività dell'anno scorso, del 2016, dell'intera congregazione dei Deoniani? L'anno 2016 è stato il primo anno totale, intero, del nuovo Consiglio, da gennaio fino a dicembre, il primo anno molto impegnativo, molto denso. Abbiamo avuto delle sedute degli incontri per vedere come andare avanti, come realizzare la lettera programmatica. Temi importanti sono la formazione, poi la comunità e poi l'evangelizzazione. Parlando della formazione, abbiamo detto che almeno un terzo dei Deoniani devono fare una specializzazione, una licenza, un dottorato o un altro studio. Perché? Perché siamo sempre più convinti che il mondo diventa più complesso e non possiamo fare una involuzione. Il mondo va avanti, diventa sempre più complesso anche a causa della migrazione di tanta gente che è in giro. Dunque dobbiamo essere preparati per incontrare questo mondo che sta per cambiare. Un'altra cosa, abbiamo detto che almeno 4 confratelli studino l'islamologia, che studino l'arabo, che studino anche il Corano. Non possiamo dire che andiamo all'incontro di un dialogo o di una discussione della religione senza conoscere i fondamenti, dunque ci vogliono studi seri. Poi abbiamo detto che dobbiamo rinforzare tutte le forze per andare ai giovani che magari non sanno come trovare un discernimento, che non hanno lavoro, che sono senza occupazione, senza specializzazione. E al nostro fondatore, padre Deon, il mondo dei giovani è stato molto prezioso e gli stava al cuore. Poi abbiamo detto rispetto alla comunità che dobbiamo fare un po' attenzione nella congregazione per evitare la vita da solo, cioè vogliamo un po' spingere la vita comunitaria e ridurre diciamo, i numeri dei confratelli che vivono da solo. Non andiamo a ridurre i confratelli però, a ridurre diciamo, lavori da singolo. Poi abbiamo detto che il Papa Francesco ci spinge con non solo l'anno della misericordia, ma anche con la gioia del Vangelo. E per questo abbiamo cominciato l'anno scorso con un grande piano delle missioni. Dunque andiamo di nuovo a tanti paesi sia già conosciuti, dove siamo per rinforzare i nostri progetti, ma anche andiamo in nuovi paesi. Ad esempio, adesso siamo stati in Macao, dunque nel sud, in Asia, per sviluppare e portare avanti la nostra presenza deoniana in Asia, un mondo enorme. Per noi europei è quasi impensabile come si sviluppa Asia, soprattutto Asia dell'Est. Dunque questi sono alcuni programmi e progetti dei quali abbiamo parlato nell'anno passato.